Ciao a tutti, bentornati a questo video di Patrice Wiry. Oggi voglio raccontarvi un piccolo segreto. Prima di diventare sommelier, avrei pensato che con l'ottenimento del diploma avrei ottenuto anche il Super Null, ma non è stato ovviamente così. Ho imparato soltanto quattro cose molto importanti che adesso vi vado a elencare. Uno, il sommelier è una persona normale, è una persona comune, a differenza di quanti possono pensare, è una persona che ha studiato tanto, si è impegnata e ha studiato proprio su un ambito specifico, quello che è quello del vino, però è una persona che, ripeto, è comune. Due, il sommelier esercita in diversi ambiti, in diversi modi, la sua professione. Va dal semplice esercitare la sua figura come servizio, quindi servizio in ristoranti soprattutto, quindi pranzi, cene o eventi in generale, ma può aspirare anche con l'esperienza, con l'età, di diventare professore o direttore di corso. Numero 3, il sommelier è quello che si pensa che trovi tutti i profumi all'interno dei bicchieri ed è così per il semplice fatto che lui si è impegnato tanto, ha fatto molta pratica e ha odorato tante spezie, fiori, frutti e questo gli permette di trovare nel bicchiere alcuni profumi. Oggigiorno le persone prima di assaggiare un cibo, per esempio, non vanno a sentire il profumo ed è per questo la causa principale, diciamo, che non riescono a ricondurre questi profumi a un vino o a trovarli dentro il vino. Il sommelier può perché ha fatto molta pratica. Il punto 4 è quello, forse quello che mi tengo più a cuore, più personale, è la cultura. La cultura che mi ha lasciato questo corso è molto importante, quindi diventare sommelier è molto importante per il semplice fatto che ti dà una cultura di base che possiamo sfruttare ogni giorno, quindi possiamo abbinare dei piatti a dei vini in maniera più ottimale e questi abbinamenti si migliorano a vicenda, quindi un piatto abbinato a un buon vino fa sì che fa risultare il pranzo, la cena migliore. Inoltre, questa cultura deve essere una cultura di base molto importante, soprattutto per noi italiani che viviamo su un paese tra i primi produttori e con un livello qualitativo molto, molto elevato. Comunque, questi sono quattro punti che ho imparato diventando sommelier e stando e partecipando al corso. E spero di avervi dato un po' l'idea della persona anche che insomma lei che non è, come detto prima, fuori dal comune. Comunque vi invito come sempre a guardare i miei video su YouTube, mettere mi piace e condividere anche sui social per darmi comunque una mano anche sul canale. E come sempre ci vediamo martedì per i video di Wine Not Wine e venerdì per i video Patrice Winery. Ciao!